Stelle nello sport. Tutti in campo per la Gigi Girotti. Ben ritrovati amici di Stelle nello Sport, 26esimo appuntamento con il nostro magazine, un viaggio tra le eccellenze sportive della Liguria e nei progetti di Stelle nello Sport che in questo 23esimo anno continua con tutte le iniziative, l'asta ogni settimana su Charity Stars per sostenere la Gigi Girotti, le votazioni che stanno andando fortissimo per eleggere gli sportivi liguri e le società dell'anno, gli incontri nelle scuole e oggi con Marco Callai vi proporremo una bella intervista a Francesco Bocciardo, protagonista al nostro fianco in un incontro riuscitissimo all'Istituto Comprensivo IV a Genova e poi un viaggio nella disabilità legata allo sport con il bellissimo progetto del BIC Genova, il calcio integrato, un sabato mattina di festa che vi documentiamo con le nostre immagini e poi ovviamente tutte le nostre attività sul sito stellenellosport.com da seguire giorno per giorno e tutta l'informazione sportiva sul nostro quotidiano online liguriasport.com. Vi parliamo questa settimana dei 120 anni dell'Elpis, straordinaria e storica società del canottaggio, la magia del TPRA sui campi di Valletta Cambiaso e ci troviamo proprio qui sul nuovissimo e rinnovato campo da paddle del circolo presieduto da Michele Chinaglia e poi vi portiamo al Baiardo per il trofeo Angelo Rosso e in casa del Rapallo Nuoto con Alessandro Martini per vivere quelle che sono tutte le iniziative e attività di questa importante società del nuoto nel Levante. Insomma, un bel viaggio da vivere insieme. Si parte! Sì, è sempre un piacere partecipare insieme a Stelle nello Sport, quest'anno anche con orientamenti a queste iniziative in cui racconto la mia storia e cerco comunque di rispondere un po' alle domande che tutti i ragazzi hanno, perché comunque lo sport non è soltanto il gesto atletico, è proprio una scuola di vita che ti insegna un sacco di cose. Tante le domande che ti sono arrivate, in particolar modo su quelle che sono state le tre Paralimpiadi, hai saputo anche spiegargli quale valore ha avuto la prima, quella della giovinezza, rispetto alla terza, quella della maturità e perché no, che potrebbe esserci anche la quarta a Parigi. Sì, ci proviamo, diciamo che comunque inizio ad essere vecchiotto, però sono ancora molto combattivo, voglio provare a vedere se riuscirò ad arrivare a Parigi 2024. È ovvio che anno dopo anno, anche se divento un po' più vecchio, acquisto un po' di esperienza e spero che questo possa essere la chiave vincente per riuscire a riconfermarmi campione. La disabilità non ti ha mai precluso nulla, questo è stato un messaggio che hai voluto dare a questi ragazzi. Sì, secondo me la vita è fatta di problemi, di ostacoli, però la vita è soltanto per il 10% quello che ci accade, per il 90% per come noi reagiamo. Se ci impegniamo, se veramente ci mettiamo tutti noi stessi, veramente dalle difficoltà possiamo ricavarne il meglio e far sì che un problema diventi alla fine un vantaggio. Stiamo evolvendo un po' alla volta perché le cose bisogna farle gradualmente e siamo passati dai nostri grandi numeri che sono 40-45 ragazzi che vengono tutti sabato mattina ad allenarsi con il BIC Genova e insieme adesso a un nuovo progetto che è quello del calcio integrato insieme alla FIGC di cui faccio parte perché sono un loro delegato regionale proprio per il calcio integrato. E allora cosa succede? Che arrivano varie società, come in questo momento abbiamo il Baiardo, l'Athletic e la Sestrese, però abbiamo anche il Ponte Decimo, la Fulgor e quindi stanno arrivando tantissime società che portano 5-6 ragazzi alla volta con un loro istruttore, vengono in campo con noi, poche parole, tanti fatti, entrano in campo, si allenano e fanno partita. Il risultato finale è tutt'altro e qua è successo la stessa cosa e questi ragazzi delle varie società arrivano per aiutare i nostri però escono che invece si sentono più arricchiti perché iniziano a conoscere, a vedere quello che è la disabilità nella parte comunque tra virgolette più bella che è quella del gioco, che è dell'espressione corporea. A
abbiamo fatto una nuova edizione del TPRA, che è una manifestazione a cui noi siamo molto legati, perché unisce la competizione alla giovialità delle persone, dei partecipanti. Quindi si trascorre un weekend in simpatia, allegria, risate, e in più ci sono le partite, quindi c'è l'aspetto agonistico. Direi che questa formula sta avendo da noi particolare successo, tanto è vero che abbiamo anche per questa edizione circa 100 iscritti. Quindi questo significa che la gente, quando organizziamo il TPRA, viene entusiasticamente. Ma secondo me la formula vincente è il fatto di giocare tutto sabato e domenica, in maniera tale anche a livello lavorativo uno sa che fa un torneo sabato e domenica, e quindi a livello di impegno è tanto, perché si fanno più partite in un giorno, però sai che sabato e domenica fai tutto un torneo e non rischi poi magari di non dover giocare perché magari hai altri impegni. Avviamo una serie di iniziative che nascono per festeggiare i 120 anni del sodalizio, 120 anni di gloria e speranza. Questa mattina abbiamo lanciato la nostra maglia, che è la riproduzione esatta della maglia storica che i nostri soci hanno indossato più di 100 anni fa. Un'iniziativa eccezionale con un partner d'eccezione, la Spensley, una ditta specializzata che realizzerà questa maglia rispettando in maniera rigorosa proprio il design della maglia di un tempo. Una iniziativa che ha un grandissimo successo, le prenotazioni sono tantissime, ma noi la produrremo in un numero limitato di copie, 120, tante quante sono gli anni della nostra amata Canottieri Genovesi Elpis. Traguardo importante che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi. Un pezzo di storia, un percorso importante della società, e noi cerchiamo di trasmettere valori sportivi, quindi lavoriamo sui giovanissimi, sui giovani, abbiamo una bella squadra agonistica di categoria ragazzi, categoria junior e under 23, e cerchiamo di proiettarli verso la vita, quindi insegnarli a combattere, a gestire le sconfitte, gestire le vittorie, lavorare in gruppo e coltivare un senso di appartenenza coi luoghi e coi gruppi di persone dove si sta bene. Dal 20 aprile partirà l'Angelo Rosso fino al 1 maggio, e quest'anno non facciamo ovviamente l'internazionale, perché ancora le problematiche di far arrivare squadre da fuori, anche non solo da fuori Italia ma anche da fuori Genova, non è così semplice, perché se ci sono, noi paghiamo alberghi, se poi magari qualche squadra ha un positivo, due positivi, tre positivi, poi salta tutto. Se sono squadre genovesi, qualcosa, una pezza ce la mettiamo. Quindi sono tutti invitati a vedere il nostro torneo, e stiamo cercando di organizzare anche un torneo per le bimbe femminile, perché siamo riusciti a fare anche una squadretta femminile. Poi vi dirò magari un po' più avanti, verso maggio-giugno, le date per poter venire a vedere anche le nostre bimbe. Noi abbiamo diversi ragazzi, dalle leve piccole abbiamo ogni leva 2-3 squadre, poi ovviamente quando cominciamo a parlare di settore giovanile le squadre diventano una, e poi abbiamo la squadra femminile che sta andando molto bene, sta guardando la Serie C, e il maschile ovviamente in eccellenza, che alla D non ci guarda ancora, secondo me siamo ancora mezzo e mezzo. E poi abbiamo il tennis, tu lo sai, abbiamo 3 campi da tennis, abbiamo iscritto 3 squadre in Serie D. Devo essere onesto, nonostante tutti questi problemi che stiamo vivendo, il Covid prima, il caro energie dopo, noi abbiamo una pubblica amministrazione che è molto vicino alla società sportiva e alla piscina. Grazie a loro siamo riusciti a tenere aperto, prima per gli atleti, adesso
tranquillamente anche per il pubblico, per la libera balneazione, per le scuole. Stiamo portando avanti parecchi progetti anche con le scuole, nella speranza di poter comunque aumentare il nostro bacino d'utenza e creare i campioni del futuro, perché almeno in questo ogni tanto qualche cosina ci riesce bene. Però ripeto, la società sta lavorando discretamente bene, i dipendenti ci sono, gli allenatori, è tutto perfetto per ora a Rapallo. L'impianto è un po' vecchio, quello sì, ha 50 anni, abbiamo compiuto 50 anni poco tempo fa, e questo si vede nella struttura, che inizia ad avere qualche acciacco. Però stiamo sempre lavorando ormai da anni con la pubblica amministrazione per andare a migliorare il nostro impianto, per dare la garanzia di continuità di gestione o alla Rapallo Nuoto o a un altro gestore. Non vuol dire, noi stiamo cercando di stare vicino allo sport. Finché saremo gestori daremo anche un occhio di riguardo alla cittadinanza e al sociale. Iniziato l'anno con le campestri bellissime, una prova all'Imperia, una l'abbiamo fatta a Roncoscrivia e una seconda l'abbiamo fatto giù verso l'Erici, spettacolari. Poi siamo appunto passati alla fase indoor e adesso ci stiamo preparando per la fase all'aperto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, li abbiamo visti protagonisti, gli atleti Fidal Liguri. Assolutamente sì, non ci dimentichiamo che tutto questo è grazie sempre al solido lavoro delle società, presidenti, dirigenti, tecnici soprattutto, e allenatori che quotidianamente, grazie a loro, ogni atleta può fare affidamento e può poi, come posso dire, coronare un sogno attraverso il contributo di queste strutture, di queste persone, sennò altrimenti da soli si fa un po' fatica a raggiungere quei risultati magnifici. Speriamo di ripartire con la gara su strada, le gare su strada. Il primo impegno, che adesso ricordo così subito, è il 10 di aprile, la mezza di Genova. Speriamo che sia un'apertura anche per le altre manifestazioni che tutti gli anni, insomma, si sono state sempre in programma, sono state fatte. E il nostro viaggio lo abbiamo chiuso con Carlo Rosiello, presidente del Comitato Ligure della FIDAL, che ci ha presentato quello che sarà il 2022 dell'atletica in Liguria. Per tutte le informazioni su Stelle nello Sport vi rinnovo l'invito: stellenellosport.com, il nostro portale dedicato anche allo sport e alla disabilità, ovvero sportabilityliguria.it, e tutte le informazioni ogni giorno su liguriasport.com. Non dimenticate i nostri canali social, se non lo avete ancora fatto venite a visitare la nostra pagina Facebook Stelle nello Sport, il nostro canale Twitter, quello Instagram e soprattutto i nostri canali YouTube, dove poter rivivere anche ogni settimana tutti i video, le interviste e gli approfondimenti più belli del nostro progetto, che non si ferma mai. È un 23esimo anno, ancora una volta particolarmente intenso e per noi ricco di soddisfazioni. Viviamolo insieme ogni settimana qui anche su Primo Canale. Stelle nello Sport, tutti in campo per la Gigi Girotti.